Buon pomeriggio a tutti, cari amici di Orizzonte Scuola TV. Siamo in diretta oggi, mercoledì 7 ottobre, con una puntata speciale dedicata sempre all'attualità scolastica. Oggi ci occupiamo di concorso straordinario e di vincolo quinquennale. Il concorso straordinario partirà a breve, il 22 ottobre. Siamo quindi agli sgoccioli. Tra poco quindi inizierà il primo dei concorsi previsti. Ma sono tante anche le polemiche, le discussioni su quanto sta avvenendo. Non sarò solo oggi, lo sapete. Con me ci sono la giornalista della Corriere della Sera, Valentina Santarpia. Buon pomeriggio, Sì, grazie per l'invito, per aver accettato l'invito. Poi abbiamo la senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato. Buon pomeriggio. E l'onorevole Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell'istruzione. Buon pomeriggio, onorevole. pomeriggio a voi. E poi abbiamo anche Marco, presidente del coordinamento docenti abilitati. Quindi un parterre di tutto rispetto, parleremo davvero di vincolo quinquennale. Io partirei con Valentina Santarpia del Corriere della Sera. Una domanda subito, Valentina, per quanto riguarda l'attualità scolastica. Abbiamo la questione dei contagi con la ministra Azzolina, che ha dato gli ultimi aggiornamenti lunedì. Ecco, la scuola è riuscita a superare l'esame della riapertura o ancora troppo presto? Secondo me è ancora troppo presto per dirlo, perché in fondo, anche se la maggior parte delle regioni ha aperto il 14 di settembre, come sappiamo ci sono tantissime altre regioni che hanno aperto il 24 e tante città che hanno aperto addirittura il 28 settembre, quindi è davvero troppo presto. Per ora i casi sembrano limitati, contenuti, come appunto sottolineato la ministra Azzolina, che lunedì ha fatto il punto con il comitato tecnico-scientifico, e di conseguenza, essendo limitati, sono stati anche in maniera opportuna contenuti. Si è evitato quella generalizzata che si temeva in prima battuta. Chiaramente dovremo vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Anche gli esperti lo dicono, saranno determinanti le prossime settimane quando effettivamente il flusso di studenti e di docenti giornaliero sarà costante e potrebbe mettere a dura prova le città. Grazie Valentina. Ecco, sicuramente da una parte c'è la riapertura delle scuole, dall'altro invece c'è la questione dei concorsi, il concorso straordinario che inizia a metà ottobre. Ecco, senatrice Granato, lei prima dell'emanazione delle date, proprio ad Orizzonte Scuola, avevamo parlato del concorso straordinario in piena pandemia. Ecco, iniziare un concorso con una situazione del genere è giusto? La situazione per il momento, diciamo, lo consente, quindi non si vede motivo di rinviare ulteriormente l'appuntamento, anche perché le misure di sicurezza che sono state predisposte, i protocolli consentono quindi l'espletamento delle prove in piena sicurezza. Quindi sinceramente non vediamo ragione di procrastinare tutto per poi chiaramente accumulare tutte le procedure, cioè rinviare, dover rinviare non solo quelle dello straordinario, ma anche quelle dell'ordinario a seguire qualsiasi cosa, per poi vederci tacciati di incapacità chiaramente procedere al reclutamento dei docenti dal primo settembre a tempo indeterminato, dal primo settembre anche 2021. Ecco, quindi insomma, se non ci sono motivi seri, non si vede la ragione. Onorevole Fioramonti, ma lei come da ministro l'avrebbe fatto un concorso in piena pandemia? Questi concorsi andavano fatti come l'avevamo previsto noi quando eravamo all'interno, andavano fatti subito, era tutto pronto per cominciare a fare i concorsi a gennaio. Certo, poi hanno deciso di sdoppiare i ministeri, di allungare una pratica amministrativa per mesi, perché il governo ha perso 2 mesi, gennaio e febbraio, solo per riorganizzare i ministeri. Qualcuno direbbe raddoppiare le poltrone, io penso che ci sia forse dietro una visione, sta di fatto che
hanno perso tempo, poi è arrivata la pandemia, a questo punto andavano fatti, come abbiamo proposto, con molti emendamenti, tutti respinti, purtroppo andava fatto un concorso diverso, cioè come si fa all'università, un concorso per titoli e servizio, con una prova finale dopo un anno di prova, dopo un anno di prova sul campo. Questo non è stato fatto. Inizialmente il Ministero aveva detto che il concorso si sarebbe svolto comunque in estate, vi ricordate, luglio-agosto, perché comunque la scuola era chiusa, quindi non avrebbe creato scompensi o problemi per gli studenti. Questo non è stato fatto, ora si parla di ottobre, in piena scuola, quindi comunque ci sarà anche un impatto su quella che è l'attività didattica. Io non posso fare altro che augurarmi che questo concorso vada bene, però siccome di concorsi in Italia ne abbiamo visti tanti, di ricorsi su concorsi fatti in maniera magari approssimativa, qui ci sono problemi di carattere amministrativo, di carattere logistico, ci saranno tanti che presenteranno certificati medici o dovranno fare quarantene in autoisolamento, quarantene volontarie, come viene fatto in Parlamento, mancavano 80 parlamentari tra ieri e oggi, soltanto per quarantene volontarie, non sono persone che hanno il Covid, ma sono persone che devono stare a casa soltanto perché magari qualcuno in classe ha avuto il Covid o conosce qualcuno che ha avuto il Covid. Si rischia un concorso, secondo me, che durerà molto tempo. Mettetelo per iscritto, io ce lo firmo. Questo concorso non si chiuderà in tempi brevi. Ci vorrà molto tempo, anche perché poi si è deciso di fare le commissioni, non più la prova al computer con le risposte chiuse. Insomma, questa cosa andava chiusa come avevamo previsto noi, facendo una prova a gennaio, avremmo avuto già gli insegnanti di ruolo a settembre. Invece andrà per le lunghe, io mi auguro di no, spero di sbagliare, però sono molto convinto che invece andrà per le lunghe e a settembre sarà comunque la scuola, nuovamente, con l'ennesima ondata di precariato. Però mi scusi Fioramonti, uno dei vostri vessilli era anche quello di fare sì che i concorsi fossero meritocratici, che avessero una selezione vera e propria e di conseguenza fare semplicemente un'assunzione su titoli poteva risultare anche un pochino veloce, ecco, non avrebbe tenuto conto invece di questo processo di meritocrazia che stavate intraprendendo. Allora, io avevo previsto dei concorsi che si sarebbero dovuti svolgere con questa modalità a gennaio. Perché non abbiamo fatto i concorsi a gennaio? Perché abbiamo aspettato? A questo punto la pandemia non l'abbiamo scelta noi, non l'ha scelta nessuno. Sulla salute sono state fatte delle stabilizzazioni, to cure, non ne ha parlato nessuno. Qui non si tratta di chiedere che vengano stabilizzati dei docenti, si dice immettete in ruolo sulla base di titoli e servizi, come si fa all'università. Io vorrei ricordare che non si diventa ricercatori perché si fanno i concorsi o professori perché si fanno i concorsi nelle grandi aule, si fanno sui titoli e servizi. In questo caso dicevamo titoli e servizi e prova selettiva, l'abbiamo detto più volte, fatela quanto spietata volete. Alla fine del primo anno di prova, licenziateli tutti se sono incapaci, ma garantite continuità didattica, anche perché la continuità didattica è sempre stato una grande cavallo di battaglia di tutti. Il 5 Stelle prometteva, io ho visto il nostro programma elettorale 2018, prometteva l'eliminazione del precariato, doveva essere una delle nostre priorità, quella di fare in modo che non ci fossero più precari. La stessa amministrazione l'ha detto mille volte. Mi ricordo una dichiarazione di qualche tempo prima che diventasse parlamentare, in cui diceva io vorrei capire quale imprenditore forma il suo personale per 36 mesi, magari lo forma anche bene e poi dopo lo licenzia e dice no, ne prendo un altro, in barba a qualsiasi concetto di continuità didattica. Noi abbiamo studenti che cambiano insegnanti in continuazione e diceva costantemente, anche in linea con le prerogative della Commissione Europea che ci sanziona, che i precari con più di 36 mesi di servizio andavano stabilizzati. Questo lo diceva lei. Io non credo nella stabilizzazione, credo in un concorso, ma il concorso andava fatto in maniera intelligente, tempestiva. Quando il governo non ci riesce deve dire io corro ai ripari e ti faccio un'immissione in ruolo per titoli e servizi, che è comunque un concorso, una selezione, e a quel punto ti faccio una prova in uscita. Questo era quello che andava fatto per garantire continuità didattica e per garantire quella lotta al precariato su cui noi abbiamo preso milioni di voti come Movimento 5 Stelle. Sì, però non ci sono stati tempi, lo ha detto pure lei, purtroppo c'è stata la pandemia e comunque il concorso non si sarebbe potuto svolgere, quindi quale sarebbe stata la soluzione? Svolgerlo in estate probabilmente, evitando quel rinvio che alla fine è stato deciso? Loro avevano promesso che ci sarebbe stato in estate. Le torno a dire, la soluzione era, c'è la pandemia, c'è una misura straordinaria, come è stato fatto per gli infermieri, per il personale sanitario, c'è bisogno
di diminuire il più possibile, viste anche i problemi della didattica a distanza, quindi la continua incertezza sulla scuola, lo stiamo vivendo, per non parlare del sostegno, io spero che arriveremo a parlare anche di quello in maniera più puntuale anche, bisognava dire, dobbiamo fare un concorso per titoli e servizio, non so quante volte lo devo ripetere, concorso per titoli e servizio, immissione in ruolo 1° settembre 2020 e entro il 30 giugno 2021, chi non passa la selezione di prova se ne va, e quindi a quel punto noi abbiamo un concorso più selettivo di quello di adesso, che verrà fatto con delle prove scritte al computer e che richiederà delle commissioni e che si prolungherà nel tempo, e invece avremmo avuto garanzia della didattica continuata e l'avremmo fatto con la totale meritocrazia che sceglieva il ministero, perché poteva scegliere qualunque prova finale che avesse voluto, come si fa nelle università, dottor Santarpino. Sì. Un piccolo problema, abbiamo un po' fruscio, ecco, nell'audio. Beatrice Granato. Sì. Su quanto è stato detto? Sì. Su quanto è stato detto? L'ho vista un po', ecco. voglio dire, se lui si è dimesso dal suo incarico a dicembre, no? La ministra ha giurato il 9 gennaio per riorganizzare il ministero, cioè lui pensava che lui si dimetteva e poi con il dispositivo del decreto scuola che era stato varato il 28 dicembre, a gennaio si faceva il concorso, cioè, ma questa è una cosa ridicola, ma quando mai si è visto? Cioè, non aveva nemmeno lasciato il bando in Gazzetta Ufficiale per poterlo svolgere a gennaio il concorso, quindi mi spiega lei come era possibile, come sarebbe stato mai possibile una cosa del genere. Poi chiaramente è esplosa pure la pandemia e nelle more si è lavorato per poter effettuare comunque le prove entro il più breve tempo possibile. Io ricordo che la ministra Azzolina aveva predisposto lo svolgimento delle prove, emesso anche il bando ad aprile per poterlo svolgere comunque in estate, e infatti noi eravamo disponibilissimi a svolgerlo in estate. Sono stati poi i nostri alleati di governo, ovviamente sotto le pressioni dei sindacati, che chiaramente pure lì la pandemia, c'è il concorso in pandemia, già si diceva ad aprile, quando lo dovevamo fare ad agosto, insomma sono tutti pretesti chiaramente per arrivare alla sanatoria. La sanatoria che sarebbe concorso per titoli e servizio, laddove noi sappiamo benissimo che i titoli molto spesso, i titoli sono sul mercato comodamente, diciamo alla mercé, a disposizione di chi se li può comprare, perché tutti i giorni noi assistiamo a pubblicità, abbiamo assistito proprio in occasione dell'apertura delle GPS, insomma, ha una serie di proposte veramente indecenti di compravendita di titoli su tutti i social, ovunque fosse possibile, anche in un solo giorno. Ecco per quale motivo assolutamente questa soluzione non è da prendere neanche in considerazione, senza poi contare che la prova orale intanto ha un carattere estremamente soggettivo, poi secondariamente bisognava svolgerla dove? Non è che ci sarebbero state delle commissioni che valutavano tutti i candidati insieme o una pluralità di candidati per poter ottenere delle valutazioni attendibili. Le commissioni sarebbero state interne alle scuole, secondo la proposta di Fioramonti, appunto, che poi è permeata attraverso una serie di emendamenti, e insomma chiaramente anche con un membro esterno. Ma che attendibilità ha un concorso fatto così? Questo non è un concorso, è semplicemente una presa in giro, è un anno di prova, come si fa dopo aver superato un concorso, dopo essere stati immessi in ruolo e dopo chiaramente aver fatto tutta la dovuta trafila. Cioè questo è quello che proponeva lui, né più e né meno dell'anno di prova che abbiamo sostenuto tutti, a parte l'elemento esterno che doveva concorrere, diciamo, nella commissione, ma è una commissione che non è idonea a valutare un'immissione in ruolo, perché non è una commissione che viene creata per una pluralità di soggetti, non c'è la possibilità di comparare chiaramente le prove a cui sono sottoposti tutti i candidati.
c'è una piena soggettività chiaramente nella valutazione, perché la prova orale che valore ha alla fine? Cioè non può avere un valore di prova, appunto, che alla fine può decidere del merito di un docente. Onorevole Fieromonti, vedevo che voleva intervenire. No, guarda, io voglio soltanto solo rispondere semplicemente che la mia proposta è sempre stata quella che la prova finale lo decide il Ministero come si fa. La vuole fare orale, la vuole fare scritta, la vuole fare in piedi, la vuole fare seduta, sotto sopra, non importa, la decidessero loro. Solo che se la prova si fa a giugno 2021, la speranza è che questa fase acuta della pandemia sia finita e che nel frattempo gli studenti abbiano i loro insegnanti come si meritano, punto. Quindi il resto sono tutte chiacchiere. Sono già Ho detto semplicemente titoli e servizio in immissione, e la prova finale la sceglie il Ministero, la sceglie la senatrice Granato, se vuole, si mettono seduti tra di loro e non parla, appunto. Era la cosa più intelligente da fare. Ora siamo in questa situazione, dobbiamo solo sperare che, a differenza dei banchi, a differenza delle promesse precedenti, a differenza di tutto questo, questa volta la tempistica venga rispettata. Siccome, ripeto, i concorsi in Italia li abbiamo visti, vengono spesso impugnati, non da ultimo il concorso che ha vinto l'attuale ministra da preside, che dopo anni è ancora impugnato dal TAR e dal Consiglio di Stato, che si dovrà esprimere alla fine di questo mese, facendo pagine dei giornali e pettegolezzi che io spero essere completamente montati o comunque non suffragati dai fatti, ma siccome purtroppo il Ministero anche nel caso di quel concorso si è rifiutato di dare accesso agli atti, no? Mentre io da ministro ho dato accesso ai ricorrenti e ai loro avvocati a tutti gli atti del concorso nella piena trasparenza, che è un valore fondativo del Movimento 5 Stelle, purtroppo dopo di me l'accesso agli atti è stato negato. Accesso agli atti alla pubblica amministrazione mi sembra un fatto grave. I concorsi purtroppo sono quello che sono molto spesso, perché lo Stato ritarda la tempistica, promette di fare una cosa e non riesce a farla. Alla fine della fiera, chi ci rimette? Sono soltanto i nostri studenti, che come diceva l'attuale ministra Azzolina, si ritrovano gli insegnanti continuamente a cambiare cattedra e la continuità didattica viene inficiata. Tutto qua. Grazie, onorevole. Senatrice, io le faccio l'ultima domanda. Nel frattempo siamo di nuovo collegati con Valentina Fantapiega, ha avuto pochi problemi, ancora però purtroppo persistono con l'audio, forse adesso va meglio. Ecco, senatrice, io una domanda che faccio sul concorso straordinario riguarda i docenti che non possono, in stato di quarantena, che non possono svolgere la prova. Ecco, è previsto qualcosa su questo? State intervenendo o non lo dovranno fare questo prova? Per il momento ho visto che la ministra Azzolina è al lavoro anche con il ministro Speranza per dei protocolli che possano in qualche modo effettuare degli screening rapidi anche nelle scuole laddove ci sono casi sospetti. Questo ci consentirebbe anche di scongiurare, di evitare che qualcuno possa essere costretto a rinunciare alla prova per una quarantena lunga, quindi questo è fondamentale, cioè questo è il passaggio cruciale. Poi è chiaro che se uno si infetta all'esterno della scuola, noi possiamo vigilare all'interno delle mura scolastiche. Tutto quello che proviene dall'esterno chiaramente i futuri candidati dovranno anche cautelarsi da eventuali contatti a rischio, no? Ecco, senatrice, invece per quanto riguarda le scuole che sono chiuse, che magari sono sede di esame, ma sono chiuse per questioni di contagi, ecco, e sono previste magari delle alternative? Cioè, questo anche immagino che si sarà lavorando, perché potrebbe accadere che una scuola sarà chiusa. Sì, ma anche se è chiusa per al pubblico, chiaramente può essere sanificata e adibita all'uso che serve, quello dei concorsi. Quindi non credo che questo pregiudichi comunque lo svolgimento delle prove, ecco. Ok. Valentina, prego. Sì. Sì,
No, volevo chiederle in realtà, visto che questo concorso ormai è fissato, sappiamo le date, in realtà c'è moltissima curiosità sul prossimo concorso, quello ordinario, perché si parlava di novembre, cioè al termine appunto delle prove del concorso straordinario, ma noi sappiamo tutti benissimo che la mole di candidati per il concorso ordinario è decisamente più vasta, quindi ci può dare qualche anticipazione? Ci saranno i tempi, le aule giuste anche? Io so che il Ministero aveva in una ricognizione, ma poi non hanno più dato notizie ufficiali su questa possibilità di reperire tutte le aule disponibili senza chiaramente bloccare comunque l'attività didattica. Guardi, io su questo in effetti non ho degli aggiornamenti da dare, quindi non me la sento di rispondere. Chiaramente il ministro saprà quello che si sta predisponendo. Poi alla fine, ecco, avranno individuato certamente già le strutture dove effettuare queste prove, che sicuramente saranno più strutture rispetto a quelle del concorso straordinario. E quindi, insomma, però non le so rispondere, devo dire la verità. Posso chiedere? Sì, posso chiedere se comunque l'obiettivo di settembre 21 resta fermo sia per l'immissione in cattedra del concorso ordinario sia di quello straordinario, perché mi sembra evidente che ci sia un gran bisogno di insegnanti abilitati a tutti gli effetti per poter iniziare un anno scolastico senza il grandissimo numero di supplenti che abbiamo visto quest'anno. Noi confidiamo di poterlo fare, ma nel caso comunque sicuramente i docenti che si sottoporranno al concorso straordinario saranno già stati valutati per poter superare, per poter poi essere immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2021 con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2020. Ora, se appunto tutto si svolge come si dovrebbe svolgere, perché grazie chiaramente alla prova preselettiva, al fatto che comunque le prove si svolgono in maniera insomma anche informatizzata, c'è la possibilità anche di velocizzare le tempistiche rispetto a quando diciamo ancora queste procedure informatizzate non c'erano. Magari chiaramente la mole iniziale di candidati era tale che è tale che effettivamente può lasciar presumere che effettivamente ci possano essere dei rallentamenti, però teniamo conto che poi la prova preselettiva fa una prima scrematura e poi insomma ci sarà quella della prova scritta e poi insomma è chiaro che il numero poi diminuirà via via, no? Quindi fino ad avvicinarsi a quello che sarà il numero finale, che poi è lo stesso di quelli che dovranno essere immessi in ruolo, di quelli che dovranno poi risultare dal concorso, diciamo, straordinario. Sì, Valentina, un attimo. Sì. No, dicevo, comunque lei sa bene che parliamo di oltre 500.000 candidati a fronte di 45.000 posti, cioè parliamo di veramente un'enormità. Io pensavo che il governo, che anche tutti i parlamentari impegnati in questa missione stesse prendendo delle misure per far sì che tutti possano svolgere la prova in sicurezza e che i tempi siano stretti, perché comunque se anche dovesse svolgersi la preselettiva a fine novembre, inizio dicembre, il nuovo anno è lì alle porte praticamente. Sì, indubbiamente sia più difficile riuscire a chiudere le procedure per il concorso ordinario, questo senz'altro, perché intanto le prove sono di più e quindi è chiaro che sarà sicuramente più difficile, i candidati sono molti e quindi, però insomma, ecco, su questo io onestamente non ho numeri da poter dare, perché ovviamente tutte queste situazioni sono sotto il monitoraggio del Ministero e quindi io da parlamentare non ho accesso, diciamo, ai dati aggiornati giorno per giorno, a tutto quello che loro stanno facendo in questo momento per cercare di rendere questo processo, diciamo, accessibile e veloce. Poi però, insomma, naturalmente mi terrò chiaramente informato. Grazie, senatrice Granato.
Diamo questa parte dedicata al concorso straordinario, dedichiamo adesso a un'altra parte, quella che riguarda il vincolo quinquennale. Sono tanti i commenti che stanno arrivando su Facebook di lettori, di docenti. Io prima di parlare di entrare nel vivo della discussione, di chiedere conto alla senatrice Granato e all'onorevole Fioramonti, vorrei far intervenire Margherita Stimolo del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati. Una storia particolare la tua, ecco, puoi raccontarcela. Sì, e allora intanto buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito, Andrea, della possibilità che avete dato, ci avete dato come CNDA di partecipare a questa trasmissione. E il nostro gruppo, come già sai, come sapete, ha già iniziato una battaglia da 2 anni contro questo blocco quinquennale. E da quest'anno con il decreto 126, convertito nella legge 159, esse è stato esteso anche a tutte le altre categorie di neoassunti. È chiaro che non è difficile comprendere i disastri che questa norma provoca. Non credo neanche che sia corretto chiamarla norma di blocco quinquennale, ma è sicuramente più corretto chiamarla per quello che realmente è, una norma antifamiglia, o meglio distruggi famiglia. In realtà non si può, né con la pretesa di difendere il diritto alla continuità didattica, calpestare un altro sacrosanto diritto, che è quello dei docenti di potersi spostare e vivere serenamente vicino ai propri figli, ai propri genitori e ai propri affetti. E la cosa paradossale è che l'Italia sia uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, la cui ragione principale è la libera movimentazione di merci e delle persone, però mentre all'interno della stessa Italia si debba rimanere bloccati e incastrati per 5 lunghissimi anni. Credo che il diritto alla mobilità lavorativa, che è una delle prerogative principali delle democrazie occidentali, in realtà viene di fatto cancellato in un solo colpo e le lancette della storia sono tornate indietro di un secolo. Tra le altre cose, stiamo anche assistendo allo sfregio di non poter usufruire neanche di assegnazione provvisoria e di utilizzazione. Il fallimento della call veloce è sotto gli occhi di tutti. I docenti hanno paura di spostarsi perché non sanno se e quando potranno tornare dalle loro famiglie. E molti colleghi, come registrato anche da articoli di Orizzonte Scuola, hanno dovuto prendere il part-time per non abbandonare completamente la famiglia. Magari 1 o 2 di sacrifici si possono sopportare, ma 5 anni no sicuramente. Quindi credo che questo sia una riflessione che i politici dovrebbero poter fare davvero se vogliono ridare centralità ai docenti, come ripetono ogni giorno. Quindi iniziare con l'eliminare questo blocco antifamiglia e cercare anche di valorizzare con un serio riconoscimento economico agli insegnanti. Ho detto prima che siamo in Comunità Europea, ma come mai siamo agli ultimi posti? I docenti prendono uno stipendio inferiore nettamente a quelli dei colleghi europei. Quindi qualcosa non va. E quindi non si può dire di essere in Europa quando di fatto non si fa nulla per essere cittadini europei, e questo per noi è veramente molto serio. E tra le altre cose, se mi posso permettere, Andrea, una domanda per il concorso straordinario, perché anche i nostri colleghi abilitati faranno anche questo concorso, perché stiamo dicendo che molti di concorsisti 2016-2018 in GAE ancora faranno anche questo, perché non sono neanche stati stabilizzati, cioè i concorsi precedenti ancora c'è del precariato e non ce n'è poco. E allora ci chiediamo, per essere giusto un concorso, sia straordinario che ordinario, si dovrebbero prevedere delle sessioni suppletive, perché chiaramente che colpa ne hanno quei poveri docenti che sono impossibilitati a farli, visto che hanno sintomi di febbre o sono in quarantena. E questo che significa creare delle sessioni continue? Quanto dovrebbe durare questi concorsi? Chiedo se c'è questa possibilità, perché sono preoccupati i docenti che non possono fare questi concorsi per varie problematiche di cui non hanno nessuna colpa. Grazie. Onorevole Fioramonti, cosa rispondo?
cominciamo per gradi. Tra l'altro, come le chiedo la possibilità anche di intervenire sulla questione sostegno, perché magari lo facciamo dopo, perché non se ne parla mai, sono gli ultimi degli ultimi e continuamente dimentichiamo, soprattutto in questa fase di pandemia, degli strumenti di disabilità. Però prima, siccome la domanda era sul vincolo quinquennale, io voglio spiegare chiaramente come sono andate le cose. Allora, io da ministro, già da viceministro, che da ministro sono stato, e questo è agli atti, ero favorevole, e lo sono tuttora, anche contro le posizioni dei sindacati e contro le posizioni del mio ex movimento, ero favorevole all'idea che le regioni del nord, o comunque le regioni dove il costo della vita, o le città dove il costo della vita è particolarmente più alto, potessero utilizzare degli strumenti per aumentare gli stipendi degli insegnanti, non... Io avrei preferito attraverso un livello remunerativo diretto, no? Come si fa in tante parti del mondo. Chi vive a Londra non prende lo stesso stipendio di chi vive a Edimburgo, no? Ma anche, ma se non attraverso la remunerazione diretta, quindi un aumento di stipendio, perché molti sono contrari, soprattutto nel mio movimento, negli ambienti dei progressisti di sinistra e tra i sindacati, io questo lo rispetto, io proposi che almeno le regioni potessero farsi carico con dei voucher dell'affitto, del coupon spesa e così via, perché è un tema serio che vale tanto per gli insegnanti come per qualunque altro amministratore della pubblica amministrazione. Nel privato si fa così: se si vive in un luogo dove il costo della vita è molto più alto, si cerca di adeguare la retribuzione. Io ero favorevole a questo, ovviamente contro la maggioranza politica, e non si è potuto fare. Il vincolo quinquennale nasce dal fatto che, pur di fare il concorso straordinario e il concorso ordinario di cui si parla oggi, vorrei ricordare che quel concorso esiste perché il ministro Fioramonti, dopo che il ministro Buspetti aveva fallito nel far approvare un accordo sulla scuola anche per l'opposizione, diciamolo, la senatrice Granato lo potrà dire direttamente, della senatrice Granato, della ministra Azzolina e di buona parte del Movimento 5 Stelle, il governo Conte 1, contro un accordo firmato da Giuseppe Conte nel primo governo, dopo quel fallimento noi abbiamo lavorato per recuperare quel decreto e fare in modo di approvarlo, perché altrimenti oggi noi non staremmo a parlare di nessun concorso se non ci fosse stato quel benedetto decreto della fine del 2019. Ora, io per approvare quel decreto, lo sanno tutti, ho dovuto fare dei negoziati estenuanti con la mia stessa forza politica e con il Partito Democratico, che in quel momento sosteneva delle posizioni anche diverse rispetto a quelle di oggi. E quindi io ho, in cambio dell'approvazione di un concorso straordinario, con una prova al computer, con quei numeri, con quelle caratteristiche, perché molti erano dell'idea che non si dovesse proprio fare il concorso straordinario, ecco, io in cambio di questo sono venuto incontro a delle loro richieste, tra cui c'era anche quella del vincolo quinquennale. Non mai proposta da me, mai proposta neanche dal Movimento 5 Stelle, perché io non l'ho ritrovata in nessuna parte del programma, però proposta sia dal Partito Democratico che da alcuni esponenti molto ma molto ascoltati all'interno del Movimento 5 Stelle, e alla fine il vincolo quinquennale è stato introdotto per quella ragione, altrimenti non si sarebbe approvato il decreto nella sua interezza, che prevedeva tutti i concorsi ordinario e straordinario, nonché altre cose molto importanti per la scuola e per l'università. Da qui nasce, io sono favorevole, per esempio in questa fase potremmo rivedere quel vincolo quinquennale come proposi io inizialmente, a 2, massimo 3 anni, o almeno con degli spostamenti interprovinciali o intraregionali tra le varie province, per fare in modo che almeno un elemento di mobilità sia concesso, se non tra le regioni a distanza, all'interno delle stesse regioni. Tutto questo si può discutere, ma la questione di fondo è, ed ha ragione la dottoressa Stimolo, se noi non prevediamo che degli insegnanti che vanno a lavorare, come altri elementi della pubblica amministrazione, che vanno a lavorare in realtà molto più costose, lontano da casa, con delle spese aggiuntive, abbiano un trattamento economico o comunque dei benefit che lo facciano, lo rendano sostenibile, noi non possiamo continuare a gestire la scuola sui precari, i supplenti e i poveracci di ruolo che devono ammazzarsi pur di andare a fare lezione e cercare di svolgere questo compito così importante per la Repubblica. Grazie, onorevole Fioramonti. Ci lascia qualche minuto alla fine per parlare di sostegno, capito bene? No, ma ci mancherebbe, assolutamente. Senatrice Granato. Allora, io da quello che so e che ho vissuto, il vincolo quinquennale è stato introdotto dalla legge 145 del 2018, cioè dalla legge di bilancio che facemmo, che si fece con Bussetti. Quindi già dalla legge di bilancio 2019 era stato introdotto
E quel dispositivo dei concorsi, attenzione, perché il concorso straordinario è vero che è stato opera di Fioramonti, però è vero anche che il concorso comunque ordinario, con la procedura che poi è stata che poi verrà svolta, era già stato previsto quindi da Bussetti nel 2018, e questo vincolo quinquennale c'era. Quando chiaramente poi è cambiato il governo, sono state, e noi comunque ci battemmo, forse non si ricorda il ministro, ci battemmo contro le proposte di regionalizzazione della scuola e quindi del ruolo degli insegnanti, il ruolo regionale. Io ricordo di essere stata proprio una dei protagonisti dello sventato pericolo, perché ricordo le continue interlocuzioni con il sottosegretario allora Giuliano per smontare completamente tutti quei progetti folli, veramente folli, della Lega, che addirittura vedevano i ruoli degli insegnanti sdoppiati, ruolo regionale ha delle prerogative, il ruolo nazionale ne avrebbe avute altre, con due addirittura sistemi di mobilità diversi, con interlocutori diversi, insomma una follia totale. Quindi noi ci siamo impegnati nello smantellamento di questa proposta di Bussetti, perché Bussetti fu l'unico ministro, diciamo tra tutti, che presentò un suo progetto per l'autonomia differenziata, il tutto motivato proprio da questa mobilità selvaggia che purtroppo affligge soprattutto quelle regioni del nord, che sono state quelle che poi hanno proposto l'autonomia differenziata, quindi potenziata in materia di istruzione. Ora, noi abbiamo visto cosa è successo con il deferimento delle competenze in merito alla formazione professionale alle regioni, cioè praticamente la formazione professionale è stata distrutta, ma non solo è stata distrutta, diciamo, al sud, è stata distrutta in tutta Italia, è stata esternalizzata. Cioè l'autonomia differenziata avrebbe comportato che la scuola sarebbe, perché poi oltretutto nel progetto folle di Bussetti c'era pure la possibilità che la regione disponesse, decidesse a chi dare il riconoscimento della parità scolastica. Quindi praticamente era la fine veramente della scuola dello Stato. Quindi quando è subentrato Boccia come ministro degli affari regionali, Boccia, io faccio parte anche della commissione questioni regionali, immediatamente smentì il fatto che lui disse che assolutamente non sarebbe stato intenzionato a fare concessioni di autonomia in campo di istruzione, e che l'unica soluzione che si poteva trovare era una soluzione appunto sulla mobilità del personale. Se noi mettiamo un vincolo sulla mobilità del personale, allora a quel punto noi abbiamo risolto comunque il problema di queste regioni, che lamentano in effetti questo avvicendamento continuo dei docenti su quelle cattedre. Di fatto quindi l'accordo che si è trovato era semplicemente dovuto a una necessità avvertita da alcune regioni, laddove chiaramente noi abbiamo pure ravvisato un aumento del ricorso alle scuole paritarie, e questo per sopperire proprio a questi continui disservizi nel campo appunto delle scuole statali, di servizi che fanno sì che al nord invece le scuole paritarie vadano per la maggiore. Ora, per tutelare il lavoro dei docenti, e quindi anche perché in effetti, parliamoci chiaramente, svendere la scuola, cioè ridurre la scuola ad una istituzione regionale, con tutte le conseguenze che poi ne derivano, perché poi le regioni, essendo incapaci di gestire questo tipo di servizi, avrebbero incamerato i soldi che appunto quelle regioni già pensavano di poter
di poter usufruire, quindi 2 miliardi si erano fatte il calcolo per l'istruzione, quindi loro pensavano di poter incamerare nelle loro casse tutti questi soldi per poi quindi gestire il servizio tramite privati. Così si sarebbe stato l'epilogo della scuola statale pubblica, epilogo che noi abbiamo scongiurato con dei correttivi sulla mobilità. Questi correttivi sulla mobilità purtroppo cioè, è inutile che parliamo della col veloce. Io non aderisco chiaramente ad una col veloce in una regione dove non voglio andare, e né è possibile innescare il meccanismo per cui io faccio la col veloce, uno aderisce e poi ottiene l'assegnazione provvisoria e se ne torna da dove è venuto e lascia quel posto scoperto. Di fatto noi abbiamo attivato la col veloce per chiaramente risolvere i problemi delle istituzioni scolastiche che rimanevano senza docenti, dove il turnover non era possibile effettuarlo perché quindi mancavano, non c'erano nelle graduatorie docenti in posizione utile per poter, docenti che appunto potessero ricoprire. Non è che noi abbiamo potuto, il problema è ottenere l'assegnazione provvisoria oppure di essere trasferiti subito. Anche io, quando sono stata immessa in ruolo, ho avuto chiaramente il trasferimento lo potevi richiedere dopo 3 anni, adesso è dopo 5, ma tu comunque, anche se lo puoi richiedere dopo 3 anni, mica te lo danno il giorno dopo, te lo danno quando c'è la possibilità, chiaramente quando c'è la disponibilità di poterlo ottenere. Le assegnazioni provvisorie cosa fanno? Precarizzano la situazione delle cattedre sia al nord che al sud, perché chiaramente invece di avere una sola cattedra insomma con docente precario, una cattedra destinata all'organico di fatto, ne hai 2, perché sostanzialmente tu non garantisci la continuità didattica né sull'una e né sull'altra. Non solo, ma ovviamente mentre al sud sappiamo bene che le graduatorie sono strabordanti, strapiene, e quindi insomma chiaramente ci sarebbe la possibilità di trovare quindi un sostituto per il docente che è assente, invece al nord questa possibilità non c'è, e quindi quei ragazzi avranno sempre personale meno magari alle prime armi, magari raccattato attraverso le MAD come è successo in altri casi, e quindi non è giusto non riuscire a garantire la continuità didattica anche perché ora che c'è l'autonomia scolastica il docente non è che si limita solo a fare didattica in classe, anche fa progetti, fa tante altre cose. Quindi voi far mancare, diciamo, questa componente che poi è fondamentale per captare finanziamenti pure per le scuole, è un grosso disagio, un grosso svantaggio. E prendiamo per esempio le piccole isole, un'altra situazione. Mentre io sono d'accordo al 1000 per 1000 sull'adeguamento mondiale, le piccole isole. Allora, se quei ragazzi delle piccole isole hanno titolo ad avere giustamente l'organico di diritto, che gli riconosce chiaramente la normativa, perché quindi è un loro diritto costituzionale avere l'istruzione per ogni godere dell'istruzione per ogni ordine e grado, quella cattedra che sarebbe in teoria di organico di diritto è una cattedra di organico di fatto, ma non è una, sono tutte, perché chiaramente in questi posti non ci vuole andare nessuno. Quindi il docente magari selezionato tramite concorso, eccetera, eccetera. Poi alla fine, tramite varie escamotage, lavora sempre nei centri, diciamo, meglio serviti, nei centri migliori, e in questi posti, diciamo, più marginalizzati, con magari maggiori problemi, è ovvio che non ci va. Andranno sempre precari alle primissime armi. Quindi quei ragazzi non hanno lo stesso diritto degli altri. Allora vogliamo riconoscere il diritto in ugual modo ai ragazzi di un luogo piuttosto che di un altro? Allora perché abbiamo mantenuto comunque un sistema di istruzione nazionale? Per garantire a tutti pari opportunità. Però l'onorevole Fioramonti tra poco ci deve lasciare, quindi ecco, se riuscissi tu a fare una domanda conclusiva all'onorevole, e poi lo dobbiamo lasciare perché purtroppo ci sono degli impegni in aula, poi vorrò fare io una domanda alla senatrice Granato su una questione particolare che c'è tutta in questi giorni in redazione. Prego Valentino.
Sì, onorevole, le volevo chiedere una questione in realtà che mi pongono alcuni vincolati, diciamo, quinquennali. Uno è quella dell'algoritmo impazzito. Mi pongono la questione di questo algoritmo del 2018, leggo proprio una delle mail, delle tante mail che mi è arrivata. Siamo vittime dell'algoritmo impazzito che ci ha portato lontane dalle nostre famiglie all'interno della regione. Lei, ad esempio, Valentina Sbravati, da Verona sbattuta a Venezia, le mie classi a Verona vuote, senza insegnanti, i genitori mi scrivono in continuazione per chiedermi di rientrare, ma la colpa, dice giustamente, non è mia. Lei in quel periodo mi sembra avesse un po' in mano la situazione. Che cosa possiamo rispondere a questa insegnante che ci scrive? Allora, voglio soltanto fare chiarezza dal punto di vista cronologico. L'algoritmo cosiddetto impazzito a cui fa riferimento, effetto, scusi, sentivo un rumore di sottofondo. L'algoritmo cosiddetto impazzito a cui si faceva riferimento è un effetto della legge sulla buona scuola fatta nel 2015, quindi non è il 2018 la creazione di quell'algoritmo, ma gli anni precedenti. Noi andammo al governo nel 2018 e una delle questioni che ci venne posta è risolvete questo problema dell'algoritmo impazzito. Io in quel periodo mi interessavo di università di ricerca, avevo le deleghe per l'università della ricerca, però ricordo la questione molto bene e venne posto il tema fondamentale della mobilità degli insegnanti. Il tema era visto in quest'ottica. La risposta che le ho dato in questo momento è quella, la stessa di prima, cioè bisogna fare in modo che queste collocazioni siano ragionevoli e questi problemi continuano ad esistere, perché oggi noi abbiamo persone che vengono assegnate su una cattedra lontano da casa, quando magari sotto casa c'è bisogno di una cattedra esattamente identica, con le stesse specificità, nello stesso settore, eppure il sistema non incrocia i dati in maniera efficiente. Questo è un problema che rende lo Stato poco credibile quando poi fa delle proposte, perché gli insegnanti ti dicono ci state prendendo in giro. Allora, un problema è questo e non si è risolto, purtroppo non si è risolto, anche perché bisogna investire su un sistema diverso e mettere le cose una in fila all'altra. Allora, quando io chiedevo i soldi per la scuola, l'università e la ricerca, ricordate i famosi 3 miliardi, era perché noi abbiamo preso i voti nel 2018 come Movimento 5 Stelle promettendo 15 miliardi in più sulla scuola e il sistema di istruzione. 15. Ora, siccome 15 diviso per 5 anni di legislatura fanno 3 miliardi l'anno, e siccome nel primo anno, Ministro Bussetti, non ce l'abbiamo messi questi miliardi, io il secondo anno ho detto questa volta non possiamo più aspettare. Purtroppo così non è andato. Finché non cambieremo, noi avremo sempre questi problemi perché cerchiamo di fare le nozze con i fichi secchi. E sulla questione, colgo l'occasione per dire, la questione sostegno è quella sotto gli occhi di tutti, perché guardi, io in Parlamento non ne trovo uno che sia contrario alla questione stabilizzazione insegnanti di sostegno, perché tutti sono ovviamente presi dalla questione disabilità, nessuno è contrario. Il Presidente del Consiglio Conte giustamente si è preso le deleghe sulla disabilità. Eppure, quindi noi aspettavamo che sulla disabilità avremmo visto finalmente qualcosa di coraggioso. Eppure, invece, noi oggi abbiamo penuria di insegnanti di sostegno, ragazzi con disabilità lasciati a casa durante la DAD, abbandonati, con grandi difficoltà nel contesto mascherine, scuola Covid, ci immaginiamo la difficoltà di queste persone. E poi abbiamo degli specializzati sul sostegno che non riescono a trovare posto perché non si vogliono creare le condizioni perché loro possano essere immessi in ruolo. E qui, e chiudo, lo dico alla senatrice Granato, anche se lei non è l'autrice di questo testo, però siccome lei conosce molto bene l'autrice di questo testo, la ministra Azzolina era mia sottosegretaria. In un'intervista a Radio Cusano diceva: nel momento in cui i docenti affrontano una selezione e il TFA sostegno è una selezione molto dura, l'ho fatto anche io. Cioè, non l'ho fatto io, ma ho fatto un corso di sostegno. Se un docente affronta una selezione e fa un corso, in questo caso della durata di un anno, io non ho mai capito perché oltre quella cosa lì bisogna fargli fare anche altro per passarlo di ruolo. È come se fosse un concorso a tutti gli effetti. Se tu fai fare già una selezione ad una persona e ti fa un corso in cui ti supera degli esami, quindi fai una selezione in ingresso, una in itinere e una in uscita, come quella che proponevamo noi anche per il concorso straordinario, diventa assurdo tutto il resto. E poi dice che lei aveva chiesto al ministro Bussetti, cioè il mio predecessore, già di fare una stabilizzazione degli insegnanti specializzati sul sostegno proprio perché c'è una penuria che è vergognosa. Ora io mi domando, e lo lascio come domanda, abbiamo presentato a tutti gli ultimi decreti di questi mesi lo stesso emendamento che dice esattamente questo, sempre respinto con il parere contrario del ministero, non si capisce perché. Abbiamo esattamente fatto quello che avevamo promesso in campagna elettorale, quello che la ministra Azzolina, allora sottosegretaria, aveva detto chiaramente, lei anche ha fatto per un periodo il sostegno. Quindi,
dovrebbe avere anche quell'empatia. Io non capisco perché, almeno sul sostegno, allora sullo straordinario fate come volete, Bianca Laura, diamoci del tu, tanto comunque ci conosciamo, lo sappiamo, fate come volete, io spero che abbiate ragione voi, spero che voi abbiate ragione e a fine novembre è finito il concorso. Guardate, lo spero, perché io che non sono insegnante, alla scuola voglio comunque bene, questo me lo riconoscerai, insomma, mi ha chiamato il principe azzurro della scuola, quindi lo prendo come un esempio, come un complimento, ma almeno sul sostegno, ma vogliamo dare un segnale di serietà, di coraggio, porca miseria, almeno su questo. È una questione di diritti umani, di diritti umani. Anche su questo purtroppo 3-4 volte, se non sbaglio, di fila, non ultimo il DL Agosto, respinto sempre. Una cosa che invece dice semplicemente che gli specializzati sul sostegno, come chiedeva l'amministrazione nel 2019, siano messi a ruolo per i posti che sono indispensabili e che oggi lasciano purtroppo tanti ragazzi e ragazze con disabilità in balia di se stessi, a casa, oppure in balia di un insegnante che non è di sostegno. Grazie, grazie onorevole Fioramonti. Senatrice Granato. Non la sentiamo. Aspetta, mi devi smutare. Ecco, non so dove hai presentato tu questo emendamento, visto che comunque il decreto agosto è passato da noi, comunque è passato da noi e ancora da voi non è arrivato. Ma ad ogni buon conto, vabbè, l'hai fatto arrivare tramite qualcuno. Quattro volte, sempre tramite i senatori, ovviamente. Sì, ma io so che il parere contrario sarebbe della funzione pubblica, non del Ministero dell'Istruzione. Poi può darsi pure che questo mi sia sfuggito, perché la Ministra non ha, cioè, a noi ha sempre manifestato favore a proposito di questa proposta, ma se è per questo, comunque anche tante proposte mie, personali, non personali, ma sempre per la collettività, non sono passate. Allora, intanto ti ricordo che quei 1000 posti di organico di sostegno per cui ho fatto la nottata in bilancio, diciamo sotto il tuo ministero, me la sono fatta io e ho cercato con le unghie e con i denti di racimolare più posti possibile da convertire da organico di fatto in organico di diritto, e ti confermo che questa stessa disponibilità c'è adesso. Favorevole per quel tuo emendamento come ministro, io sono stato favorevole a quell'emendamento. Ma infatti là il problema non eri tu, era il MEF ovviamente, no? Però problema, è chiaro che certi, se tu vai a convertire, però tu lo sai meglio di me che se tu vuoi convertire 25.000 posti, tu vuoi convertire 1000 posti, magari pure con l'emendamento del parlamentare lo puoi fare, ma se ne vuoi convertire 25.000 deve essere il ministro che lo deve inserire nel testo base del decreto, altri della legge di bilancio, non lo posso fare io povera parlamentare, perché mai e poi mai mi concederanno un emendamento di questa portata, perché il borsino dei parlamentari è un borsino molto contenuto, al massimo ci sono 250 milioni di euro, quindi massimo su quello noi possiamo giocare, ma non più di tanto, capisci? Per cui tu sai meglio di me che appunto l'unica possibilità, e la ministra ci sta già lavorando, perché noi siamo in contatto anche, ci siamo messi in contatto pure dal Parlamento con la ministra Castelli, con insomma la vice ministra Castelli. E insomma vorremmo convertire adesso un'ingente quantità di posti di organico di sostegno con un piano pluriennale, per cui insomma questa cosa è già in cantiere, quindi adesso aspettiamo di vedere il testo base della legge di bilancio, perché chiaramente pure ovviamente la ministra si deve mettere d'accordo con anche il ministro Manfredi per la possibilità, cioè per valutare quanti specializzati ci potranno essere quindi in questi prossimi anni. Per cui è tutto un percorso comunque che si sta affrontando in questo momento, in questi giorni, perché adesso si affronterà il nodo del bilancio. Grazie, senatrice. Onorevole Fioramonti, le sue conclusioni poi ci deve lasciare, mi sembra. Io vi ringrazio, scusate, ma purtroppo riprende Laura, è finito il question time posso saltarlo, dopo purtroppo no.
Io dico soltanto una cosa, la scuola è troppo importante per essere abbandonata a se stessa. Io ho fatto la mia battaglia, i posteri la giudicheranno, insomma, è continuato. Io penso che oggi bisogna continuare quella battaglia, bisogna chiedere più finanziamenti per la scuola, bisogna dare finanziamenti veri, non dire che ci saranno i soldi europei, perché i soldi europei non servono a questo. Non servono a pagare gli stipendi, purtroppo, Bianca Laura, lo sai che c'è una retorica un po' spicciola che dice ah, con l'Europa risolviamo il problema, ed è una fesseria. Allora bisogna dire le cose come stanno, con l'Europa si possono fare i ponti, non si possono pagare gli insegnanti, ok? Allora facciamoci i ponti o le dighe o mettiamo in tutela il territorio, ma non la scuola. Dobbiamo investire di più, facciamo ridere i polli. Dobbiamo intervenire sugli organici di diritto e di fatto, perché è una vergogna che si dica ai supplenti di fare i supplenti per una vita e poi quando questi dicono ma ci stabilizzate gli diciamo no perché non sei abbastanza preparato, ma li mettiamo in classe tutti gli anni per anni e anni e anni, quindi è un'ipocrisia. E a questo punto bisogna davvero intervenire per fare in modo che almeno il Movimento 5 Stelle, lo dico da ex, che ha preso i voti della scuola dicendo la fine del precariato, avremmo investito 15 miliardi in più sulla scuola, 15, oh ragazzi. Erano 9, mi sa, non erano 15. Erano 15, non ti preoccupare, erano 15, c'erano pure i manifestanti in giro, 15 miliardi, perché si era detto un punto di PIL, che a quel tempo erano più o meno 15 miliardi in più. Allora io dico 15 no, ma se manco 3, allora prendiamo in giro gli elettori. Almeno voi su questo dovete essere aperti e trasparenti. Sull'accesso agli atti non ci nascondiamo dietro nulla, diciamo che il ministero è trasparente su tutto, che ascoltiamo le esigenze, il grido disperato della scuola, e che non diciamo che stiamo lì lavoricchiando ed altro. Noi dobbiamo fare in modo che le questioni di principio vengano prese in considerazione dalla politica, perché altrimenti i professionisti della politica cosiddetti se ne fregheranno e passeranno gli anni e non sarà cambiato nulla. Io mi appello ancora a voi, perché siete ancora il partito più importante della maggioranza. Ci sono non hai bisogno di fare questo appello a noi, perché sai benissimo come la pensiamo, sai benissimo che oltretutto io sono pure un insegnante, ci mancherebbe altro. Se io non ho detto sempre dal primo giorno che lo stipendio degli insegnanti è ormai diventato proprio una priorità, e quindi la ministra aveva comunque detto che adesso in fase di rinnovo di contratto avrebbe fatto qualcosa. Ora io non so quanto potrà fare, perché in effetti adesso con il rapporto deficit PIL che è andato proprio diciamo sotto terra, sappiamo con la questione del Covid, e purtroppo tu sai benissimo che noi di tutti questi soldi che stiamo prendendo adesso come recovery fund, soltanto 80 miliardi sono a fondo perduto, tutto il resto comunque va inserito chiaramente a debito, quindi sono obbligazioni. Quindi è ovvio che aumentare la spesa pubblica, la spesa corrente, perché poi questo si deve fare attraverso il bilancio. Quando noi abbiamo avuto oltretutto questo prestito, cioè abbiamo avuto accesso a questi soldi grazie anche alla promessa di interventi strutturali, bisogna pianificare proprio le cose benissimo per evitare che chiaramente, cioè per fare in modo che questo, tu sei un economista, lo sai meglio di me, io veramente questa materia. Noi adesso che avevamo, io proprio per però, questo lo dico, avevamo però saltato. Però magari ci puoi dare anche una mano, proprio perché essendo un economista, tante cose le riusciresti, cioè, ce le potresti consigliare anche meglio e ci potresti dare qualche aiuto da questo punto di vista, pure perché non basta semplicemente enunciare i problemi ed elencarli, bisogna anche cercare di dare delle soluzioni che siano però, che vadano nell'ottica del buon andamento. Soluzioni, io non mi metto a fare le polemiche del caso, io ho detto chiaramente questo è l'anno in cui saltano i limiti di deficit, questo è l'anno di dove per fare spesa. Capito, ma questa poi è una spesa comunque strutturale, non è una spesa che tu introduci quest'anno e poi rientra, una spesa che poi viene messa a sistema, capisci? Quindi è chiaro che bisogna valutare bene cosa e quanto si può fare, ma non perché uno non abbia la volontà di farlo, intendiamo. Abbiamo fatto 100 miliardi di deficit con il decreto rilancio,
decreto d'aggiustamento di bilancio e decreto agosto, 100 miliardi, sulla scuola sono arrivate le noccioline. Io spero ancora nella legge di bilancio di quest'anno, guarda, spero ancora. Nella, abbiamo, legge. Nella scuola abbiamo messo tanti soldi, che tanti soldi non c'erano mai, no, ma che 2 miliardi, siamo a 6 miliardi e rotti. No, non dite, non diciamo menzogne, i fondi europei e in conto capitale non sono finanziamenti per la scuola, non stiamo, noi non dobbiamo raccontare queste cose, Bianca Laura, almeno non dobbiamo raccontare alla scuola, possiamo andare in trasmissione da Luca Telese e da quell'altro a raccontare queste storie, ma non a chi ci segue del mondo della scuola, perché sanno che è una presa in giro. Di fondi veri sulla scuola, lo dico da membro della commissione bilancio, di fondi veri sulla scuola ce ne sono meno di 3 miliardi quest'anno, 2 miliardi e 7. Gli altri sono tutti fondi in conto capitale che o già c'erano o vengono dall'Europa, quindi non conta. È chiaro, però è ovvio che sono, giustamente, sono stati dei soldi che sono serviti per la scuola in ogni caso, per cui sì, è come dici tu, però è anche vero che sono stati messi là dentro e quindi di quei soldi comunque ha beneficiato tutta la comunità scolastica e quindi insomma... ci sono stati. Ora quello che serve è metterli in effetti a sistema. Va bene, c'è ancora la legge di bilancio, lavoriamo insieme fino in fondo per quello. Va bene, io devo salutarvi che rientro in aula. Grazie. A presto, grazie. Allora, io darei un attimo la parola alla professoressa Stimolo che voleva fare una domanda alla senatrice Grano. Più che altro una domanda e una considerazione. Io ho ascoltato, senatrice, il suo discorso sulle sue motivazioni del blocco. Mi permetta se ancora continuo a parlarne, perché io sono una voce, sono portavoce di tantissime, ma proprio tante voci, di tantissimi gruppi, di associazioni, di docenti vari, sono tutti contro questo blocco. Allora io mi chiedo, se tutti sono contro questo blocco, qualche motivo ci sarà? Allora, ho sentito le sue motivazioni, si parla sempre di continuità, di autonomia, cioè tanti, tanti bei discorsi, ma non ho sentito una sola volta l'idea della volontà di ricercare il benessere psicofisico dei docenti. Cioè, si parla di alunni, sì, è vero, e noi siamo i primi, noi docenti, che vogliamo il bene dei nostri alunni, ma dietro un docente ci sono madri, ci sono padri, che hanno i propri, anche i loro figli, hanno i loro parenti, hanno i loro genitori. E quello mi chiedo. Voi pretendete di portare chiaramente i docenti dove posti ci sono, bloccarli 5 anni con uno stipendio che sappiamo che non potete aumentare perché non ci sono non ci sono soldi. Questo non si sa. Va bene, ma si sa quanto costa mantenersi al nord, mantenersi in un altro posto, mantenersi eccetera per 5 anni. Conoscete la possibilità per un docente di 45-50 anni, perché questi sono i tempi, queste sono le età. Qua non si parla del ventenne, del trentenne che vanno a lavorare, quindi con la valigia tranquilli, via, sono felice, vado al nord, vado dove c'è il posto. Stiamo parlando di gente che ha genitori, c'ha figli, c'ha famiglie, c'ha genitori. Io sono la prima che ho lasciato mio padre in Sicilia. E mio padre ha 90 anni, non è che è solo tra le altre cose. Ora vi chiediamo, ma per quale motivo dovete bloccare i docenti 5 anni per una continuità? Ma dateci, allora, perché siamo tutti contro? Cioè, vi siete chiesti, ci avete ascoltato? Perché se ci ascoltate, ascoltateci un attimo. Cioè, voi volete il bene di chi? Cioè, la scuola non potete staccarla dai docenti, perché i docenti sono la scuola. Noi vogliamo il bene della comunità scolastica nella sua interezza. È chiaro che se lei mi fa questo discorso, io lo posso capire, se lei lo applica alla mobilità con algoritmo della buona scuola, ma non laddove chiaramente la mobilità, ma il reclutamento in un'altra regione è un fatto puramente volontario, cioè non è che
non è che nessuno oggi come oggi costringe qualcuno ad andare. Ma si parla senatrice, mi scusi, però cioè, non ne facciamo, lo sappiamo tutti. Ma uno non può prendersi uno non può andare a prendere il diritto di quegli studenti del nord ad avere un docente e poi praticamente utilizzarlo invece per semplicemente beneficiare cosiddetto sembriamo no, e poi senza lasciare niente a quella comunità. Siamo cattivi noi docenti, se i posti createli, ma se non si creano i posti, ma non è che uno li può creare se non ci sono. E allora Dico questo, noi stiamo cercando adesso di convertire il maggior numero possibile di posti di organico di fatto in organico di diritto. Mai fatto, ora sono sempre parole. E sul sostegno ci possono essere, si possono trovare, ma i posti comuni, tanto per dire, non è che io me li posso inventare, cioè se io se ci sono ci sono, se non ci sono non ci sono, e questo è il punto. Quindi fino a un certo punto noi possiamo giostrare con i numeri, quindi non possiamo incrementare a dismisura il numero dei posti laddove i posti non ci sono e ce li inventiamo, e in più poi possiamo aumentare il numero anche gli stipendi, perché comunque quella è un'emergenza veramente, perché non è possibile vivere con 1.300 euro al mese, per esempio, o stipendio di infanzia e primaria o anche quegli altri. Ma io di questo proprio do atto, anche perché il lavoro ormai a scuola non è più soltanto quelle ore di didattica frontale, è un lavoro che poi comunque impegna tutta la settimana, i pomeriggi, anche i giorni liberi, è una continuazione, perché ormai con questa progettualità purtroppo che si è inserita pure per captare finanziamenti, è un continuo sommerso dei docenti. Io lo ammetto, lo dico, e io dichiaro pure che da quando è stata introdotta la buona scuola io mi sono rifiutata di fare qualsiasi, di assumere qualsiasi incarico extra, proprio perché ritengo che il docente debba essere retribuito adeguatamente per quelle attività che giustamente svolge, che sono già devono essere anzi potenziate, incentivate per poter essere qualitativamente sempre migliori. Non va distratto dal suo ruolo di esperto della didattica per appunto fare altro, per poi chiaramente lesinare spazio all'insegnamento, perché purtroppo questo sta avvenendo, ecco perché si è abbassata tanto la qualità anche delle scuole. Però quindi, per esempio mi scusi, non voglio interromperla, però per esempio un'altra insegnante che mi scriveva mi diceva che loro hanno fatto il concorso con un vincolo triennale. Ecco, questo per esempio mi sembra un'ingiustizia, perché se tu fai un bando di concorso con un vincolo triennale, poi ritrovarti bloccato invece per 5 anni. Io non prendo chiaramente le parti di nessuno, però bisogna vedere come l'ha fatto, però chiaramente ci sono delle graduatorie ad integrale sfondamento, anche le gare. Una alla volta, grazie. Quando prima è stato fatto senza averlo nel bando, assolutamente no. Ma anche senza averlo bando. Il vincolo quinquennale, anche se non c'era comunque nel bando, questa la mobilità comunque, e poi la legge, chiaramente ne dispone la legge vigente. È chiaro che siccome ci sono ancora delle graduatorie aperte ad integrale scorrimento, allora questo vincolo di mobilità non si sarebbe potuto mai applicare a tutti quelli messi in ruolo da graduatorie a integrale scorrimento, alcune delle quali sono addirittura di 20 anni fa, che purtroppo nella scuola, la scuola è un unicum, si può dire, dove ci sono graduatorie ancora di 20 anni aperte e che comunque aspettano di essere utilizzate per le immissioni in ruolo. Assolutamente. È colpa nostra, abbiamo pagato anche questo. Non è colpa di nessuno, però è chiaro che quando è intervenuta la buona scuola, il personale che comunque richiedeva la mobilità è aumentato a dismisura ed è stato quello che ha sballato tutto. E chiaramente ha creato queste disfunzioni per cui al nord
a quel punto hanno incominciato a chiedere dei provvedimenti perché non riuscivano più a garantire la tenuta delle istituzioni scolastiche, cioè non riuscivano a garantire, perché ripeto, la continuità, dalla continuità dipendono anche tante cose oggi purtroppo nelle scuole. Valentina, prego. Sì, grazie. No, semplicemente volevo dire, io capisco benissimo, la scuola è sicuramente un unico, ma ha ragione la senatrice, però forse certi errori, tra virgolette, non se li può permettere. L'algoritmo impazzito, le GPS, le graduatorie, con gli errori, mi scusi, con gli errori nell'attribuzione del punteggio che hanno reso così farraginoso poi il meccanismo delle immissioni in ruolo. Cioè, credo che un mondo così complesso non si possa permettere questi errori che poi vanno a riversarsi sulla vita delle famiglie. Le famiglie, sia quelle degli insegnanti sia quelle degli studenti. E guardi, io non sono assolutamente qui per difendere la buona scuola contro la quale ho fatto di ma tutto. Non è solo la buona scuola, perché le graduatorie per esempio, è stata un'operazione renziana, non è solo, veramente, però non è solo la buona scuola, e comunque è uscita fuori con la complicità anche dei sindacati che gliel'hanno avallata pur di ottenere le assunzioni. No, non è vero, i sindacati hanno protestato tantissimo. Sì, vabbè, hanno protestato dopo, intanto però intanto quelle condizioni comunque nefaste di reclutamento, perché loro sempre hanno detto che erano contrari a tutto tranne che al piano di reclutamento, quindi il piano di reclutamento voleva comunque implicava anche quelle modalità di reclutamento. No, guardo, però veramente i sindacati l'hanno demolita la buona scuola non appena la riforma, non appena Renzi è caduto, l'hanno veramente demolita passo dopo passo, l'hanno fatta veramente crollare. Purtroppo non è stato proprio così. In questo momento, secondo me, dovreste agire veramente come chirurghi, essere davvero molto molto attenti e considerare le diverse categorie e le diverse problematiche, soprattutto evitare che poi appunto degli errori, degli inghippi, delle piccole traversie nascoste nel sistema. Noi siamo abbastanza attenti, però questa situazione che si è venuta a creare adesso è proprio stata il frutto di varie deroghe e sanatorie che si sono sovrapposte nel corso degli anni anche. Tutto questo chiaramente ha generato la caduta dello Stato di diritto in questo comparto, cioè non so se rendo l'idea che nessuno ha certezza dei propri diritti e purtroppo, come si vede, per cercare di portare avanti la scuola, che non deve mai diventare un carrozzone che deve essere di peso allo Stato, ma deve essere sempre invece il motore di questo Paese, e purtroppo appunto bisogna comunque poi apportare dei correttivi, non può restare il sistema immobile per come è sempre stato, portandosi dietro tutti questi strascichi. Avete no, capito? Assolutamente no, però non può neanche mantenere aperte le graduatorie concorsuali in eterno. Qualsiasi concorso, poi la richiesta che ti fanno quelli che hanno partecipato al concorso è di rendere la graduatoria praticamente ad integrale scorrimento e permanente, e in questo modo non c'è la possibilità poi di fare nuovi concorsi e quindi di ottenere quindi un ricambio. Insomma, se noi dessimo chiaramente seguito a tutte le richieste che vengono effettuate, sarebbe proprio, cioè il sistema crollerebbe, ma ecco, però ascoltare le categorie, però forse ascoltare in questo momento, chiudo perché so che non stiamo più nei tempi, però ascoltare forse in questo momento con attenzione le diverse categorie sarebbe veramente utile, perché significherebbe provare, se si vuole sanare, ad andare a capire quali sono i vari gruppi di difficoltà e di conseguenza agire anche solo per singoli gruppi, cercando di comprendere come contemperare esigenze degli studenti con quelle dei gruppi di insegnanti, perché poi parliamo spesso di insegnanti che sono stati comunque vincitori di concorso, che hanno noi superato arrivare al punto che non, cioè non parliamo di persone insegnanti. Noi dobbiamo arrivare al punto, cioè dobbiamo arrivare all'obiettivo che gli insegnanti non siano divisi in gruppi, ma che siano un'unica categoria con i quali diritti o con i doveri, perché questo è l'obiettivo. Se noi continuiamo ancora a lavorare così, per sottogruppi, per sottocategorie,
tu c'hai questo diritto e l'altro non ce l'ha. C'è il contratto e i diritti e i doveri devono essere unici per tutti, quindi noi dobbiamo arrivare a quell'obiettivo, quindi non ci posso, anche perché questo è a tutela pure dei lavoratori e soprattutto dei docenti, perché in questo modo per qualsiasi rivendicazione si muovono tutti e giustamente ottengono ascolto, perché nel momento in cui si muovono tutti e sono sulla stessa linea è ovvio che saranno ascoltati. Quando invece le richieste di un gruppo confliggono con quelle di un altro e io devo scegliere a chi privilegiare e chi danneggiare, allora è chiaro che non si arriva mai da nessuna parte, perché nella scuola l'80% delle richieste sono di questo tipo. Allora io devo favorire quelli del concorso 2016 o quelli del concorso 2018, devo favorire quelli, capito? Cioè questa è la situazione nelle scuole, perché fare una cosa per uno significa scompensare una serie di altre cose. Senatrice, il blocco lo vogliamo tutti, sì. Il no blocco lo vogliamo tutti. Questo va bene, ho capito. E intanto noi con la continuità didattica come la garantiamo? La qualità delle scuole come la garantiamo? Che l'anno inizi ogni volta con i docenti in cattedra? Abbiano dei docenti preparati nei posti di organico di diritto, che sono quelli che gli spettano, perché l'organico di diritto è il diritto degli studenti ad avere il docente. Cioè, non so se rendo l'idea, non è il diritto dell'insegnante a prendersi quel posto per poi andarsene a beneficiare dove lui vuole, con tutto il rispetto, per carità di Dio, io rispetto tutti, però ci vuole anche rispetto del sistema scolastico. Se uno è un insegnante e ci tiene alla scuola e ci crede alla scuola, deve dire prima viene la scuola, perché non è che può dire prima viene il mio interesse personale a stare qua piuttosto che là, perché tutti i lavoratori comunque in qualsiasi comparto hanno questo problema, magari o si devono, cioè di dover fare delle scelte nella vita e di scegliere quello che fare. Non è che appunto nessuno esente da questo purtroppo, da questa situazione. E io purtroppo anche nella mia famiglia ho avuto docenti che ho avuto una parente che ancora adesso alle soglie della pensione non ha mai insegnato a meno di 70 km a casa propria, mai, 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 neanche un anno. Eppure ogni giorno poverina viaggiava. Io devo sottoporle una questione, scusate, riguarda le assegnazioni provvisorie che non sono state fatte in Sicilia. L'ufficio scolastico della Sicilia non ha effettuato le assegnazioni provvisorie. C'è stato anche un emendamento sulla mobilità straordinaria presentato dalla Tiziana Drago, che è stato respinto. Ecco, volevo capire, sono tanti i commenti che ci stanno arrivando adesso su Facebook, che ci chiedono appunto perché sono state negate le cattedre ai docenti di ruolo in Sicilia, mentre altri in altre località, in altre regioni, sono state effettuate. Ecco. No, guardi, io questa cosa, mi scusi, però non è che io posso sapere quello che succede nell'ufficio scolastico. Io sono un parlamentare, non posso sapere se nell'ufficio scolastico della regione Sicilia succede che un funzionario, oppure addirittura cioè il direttore di un ufficio non rispetti le procedure. Allora me lo segnalino contestualmente e non effettuino praticamente le assegnazioni provvisorie. Se è successo questo, mi invino una segnalazione che io provvederò immediatamente a girarla al ministro, perché per noi è successa una cosa analoga all'ufficio scolastico, all'ambito territoriale provinciale di Cosenza, e noi ci siamo mobilitati in massa. Cioè, ci mancherebbe altro, se non vengono rispettati dei diritti sacrosanti, noi siamo i primi. Anzi, inviti per favore chi ha segnalato questo a inoltrare a me. Tanti commenti su Facebook in questo momento. Non è solo la Sicilia. Allora, io non posso rispondere a un commento generico. No. Sono tante rimane, sono veramente colleghi, appunto, tanti docenti che ci hanno segnalato questa situazione particolare in Sicilia. Ma loro cosa sostengono? Che non sono state proprio effettuate le assegnazioni provvisorie, o che non l'hanno ottenuta loro? Sì, USR Sicilia non ha effettuato assegnazioni provvisorie sui posti che si sono liberati in data 31 agosto su posti destinati ai docenti di ruolo.
Va bene, allora chiederò di fare una verifica. E questo è avvenuto per tutta la Sicilia oppure solo per qualche ambito provinciale? Quanto so, praticamente sarebbe tutta la Sicilia. Ecco, questo è una. Sono tante le mail che ci sono arrivate in redazione. Va bene, va bene. Allora chiederò di fare una verifica, così insomma. Grazie, senatrice Granato. Valentina, ecco, ci abbiamo a conclusione. È stato un dibattito interessante, io credo che abbiamo toccato tantissimi punti, forse anche troppi, ma sono tanti da chiarire chiaramente all'interno della scuola. Io sollecito per concludere solamente la senatrice Granato, noi ci conosciamo, di avere un'attenzione particolare su alcuni temi, perché se come dice lei davvero questo è un cambio di passo, io non sono che un'interlocutrice, un'osservatrice esterna, quindi glielo dico in maniera disinteressata proprio perché recepisco le istanze di tutti i protagonisti della scuola ogni giorno. Allora, se davvero questo è un cambio di passo, si cerchi di dare un segnale chiaro, quindi davvero per un reclutamento agile, efficace, efficiente, senza ulteriori ritardi. Ecco, la scommessa secondo me adesso in questo momento è quella di puntare davvero a queste immissioni in ruolo, non solo dal concorso straordinario, ma anche da quello ordinario entro settembre 2021. Se davvero si riesce a portare questi 32.000 più tutta l'altra tranche, circa 45.000 per i concorsi ordinari in cattedra, e a dare un po' più di continuità didattica, io credo che sia già un primo passo. E dall'altra parte, secondo me è fondamentale, sentendo anche le argomentazioni di stimolo e di tanti altri docenti che scrivono anche loro tutti i giorni, è importante comunque ascoltare, perché capisco che sia poi difficile prendere delle decisioni singole e capisco anche che non si debbano più avere i gruppi di insegnanti, però ce li abbiamo, cioè in questo momento abbiamo gruppi di insegnanti frutto di scelte anche fallaci del passato, allora forse sarebbe il caso di ascoltarli, di provare a risolvere certe situazioni e quindi provare a proseguire lungo binari dritti. Veramente sapete già che il vincolo quinquennale poi è partito solo per i neoimmessi in ruolo a partire dal per tutti a partire dal 1° settembre 2019, non è chiaramente stato applicato retroattivamente a quelli immessi in ruolo precedentemente e quindi insomma in ogni caso certo è così andato. In realtà professoressa Stimolo, conclusioni? Io parlo per esempio del concorso 2018, che in realtà una parte è andata, è come se ci siamo divisi perché quelle graduatorie sono ad integrale esaurimento, quindi più dello stesso concorso siamo stati trattati in maniera perché diversa, il concorso è ad integrale scorrimento, comunque da seguito ad una graduatoria di integrale scorrimento, e quindi è normale che poi ci sia soggetti alle modifiche che poi la legge mette in campo, sempre per tutelare comunque la scuola, non è che lo si fa per cattiveria nei confronti di qualcuno, intendiamoci, che nessuno c'ha gusto, nessuno c'ha piacere, ci mancherebbe altro. Grazie senatrice Granato, grazie sempre per la disponibilità nell'accettare i nostri inviti e per avere appunto il dialogo con gli utenti, con i giornalisti, con gli addetti ai lavori del mondo della scuola. Grazie Valentina Santarpia del Corriere della Sera. Grazie a voi tutti. Grazie Margherita Stimolo del Corriere della Sera. Grazie a voi. Grazie davvero. Ci abbiamo così a conclusione, io vi ringrazio, è stata veramente un'occasione per parlare ancora di tanti argomenti che riguardano il mondo della scuola. Adesso vi do un nuovo appuntamento la prossima settimana, lunedì prossimo alle 20 avremo un altro confronto sulla politica scolastica, con noi avremo Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle, Rossano Sasso della Lega, e l'esperto di politiche scolastiche Marco Campione, con me per coadiuvare il dibattito Daniela Preziosi del giornale Domani. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento del giornale.